Questa trasmissione è dedicata allo sviluppo della cultura dell'acqua. Non si può non avere il primo pensiero alle vittime dei nubifragi, quello che è successo in Emilia-Romagna, ai dispersi e tutte le persone che stanno ancora soffrendo a causa degli e soffriranno a causa degli straripamenti dei fiumi, e sono stati ben 22 i fiumi che hanno esondato in questi giorni. L'acqua è fonte di vita, ma purtroppo può anche essere fonte di morte. I recenti fatti nelle campagne di Bologna, Ravenna, Forlì, Cesena testimoniano quanto delicato sia l'equilibrio tra l'uomo e le forze della natura. Le immagini in questa puntata dedicata all'asciutta dei navigli e ai lavori di manutenzione da parte del Consorzio Villoresi sono state registrate a fine marzo del 2023. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Allora, siamo alla tura che è stata costruita su un naviglio grande, in maniera tale da permettere di avere l'acqua per poter svolgere l'attività di navigazione delle canoe, delle barche a remi, della canottieri San Cristoforo. L'acqua che vedete non è più acqua del naviglio, che arriverebbe da, aiuto, che arriverebbe da Abbiategrasso, ma è acqua che viene pompata dalla falda, dai pozzi che sono sotto al parco solari. Sono 6 pozzi di profondità che prendono acqua dal parco solari, percorrono la traiettoria, il tragitto della vecchia Olona e arrivano in Darsena da Piazzale Cantore. Lì, se andate adesso, insomma nel momento di acqua bassa, vedete proprio il getto di queste tubature che portano l'acqua dentro, e l'acqua si disperderebbe andando a risalire, e quindi è stata messa questa tura provvisoria che verrà tolta nei prossimi giorni, perché proprio questa notte hanno ridato acqua al naviglio grande. Ci metterà un po' di tempo per arrivare, hanno aperto la diga, diciamo, che porterà l'acqua da Turbigo sul naviglio grande, che farà arrivare l'acqua sul naviglio grande, sul naviglio pavese, andando poi a irrigare i campi che hanno bisogno di quest'acqua benedetta. Questa tura, potete vedere, avviene a questo scartello 39, perché sono 39 i chilometri che l'acqua percorre da Turbigo fino a qua. Allora, adesso, amici, andiamo a vedere la parte dove non c'è acqua, quindi venite, seguitemi, vieni. Ok, allora, adesso bisogna capire, perché scendere è facile, bisogna capire se poi riusciremo a risalire. Non vi preoccupate per me, quando l'Italia ha vinto Giochi senza frontiere, c'ero io. Ecco, qui potete vedere il fondo del naviglio, dove c'è ancora un po' di acqua. Adesso bisogna capire se è già acqua che sta arrivando da Turbigo, ma dubito fortemente. In realtà questa sarà acqua un po' che è trapassata dalla tura, e un pochettino anche acqua che magari è arrivata un po' tramite la pioggia, un po' magari che è affiorata dalla falda. C'è un bel fangaio, come vedete, muri fatti con mattoni di terracotta. Praticamente la pianura padana è stata abbassata nei secoli a furia di fare muri, prendendo la terra e poi cuocendola nelle fornaci, e poi anche ciottolato con i ciottoli di fiume, con questo leggero incavo. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time. Catch me if I fall.
Pensate, cari amici, che ho scoperto una cosa interessante. Secondo gli ingegneri romani, la pendenza perfetta per fare un acquedotto doveva essere superiore ai 10 cm al chilometro e inferiore ai 50 cm al chilometro. Perché? Perché sotto i 10 cm la pendenza era troppo scarsa, per cui la velocità era debole, la corrente era debole e si sarebbe creato un problema di sedimentazione, quindi piano piano la luce, il lume dell'acquedotto sarebbe diminuito. Sopra i 50 cm invece avrebbe permesso una velocità eccessiva della corrente che avrebbe portato a un'erosione delle sponde. Quindi 10, più di 10, meno di 50. Intanto potete vedere i pesciolini che giocano sul fondale di questa parte di Naviglio. In realtà la pendenza è maggiore nel tratto che arriva ad Abbiategrasso, diciamo dal lago ad Abbiategrasso, per poi essere molto più debole e leggera ad Abbiategrasso qua. Questo cosa permetteva? Che in caso di perdita di controllo del Naviglio con un'alluvione improvvisa, il problema sarebbe stato eventualmente della città di Abbiategrasso. Potete sapere la pendenza media del Naviglio Grande? 30 cm al chilometro, a perfezione. Quindi, questo ponte, dove state vedendo mi accingo a salire, è un ponte che è diventato famosissimo per una scena mitica di un film che è Ragazzo di Campagna, in cui Pozzetto, a un certo punto, dopo aver vissuto male il suo approccio con la città di Milano, con la metropoli, tac, arriva su questo ponte decidendo di farla finita, si getta cercando di suicidarsi nelle acque del Naviglio proprio nel momento in cui passa una barca su cui atterra e poi viene salvato. Un piccolo aneddoto è che quella barca, a distanza di parecchi anni, verrà rubata e fatta affondare da dei vandali. Bene, io ho salvato quell'acqua, sono riuscito a risollevarla dall'acqua e a restituirla, diciamo, alla vita, tanto che mi è stata regalata ed è una delle cose che più mi ha reso orgoglioso. Allora amici, siamo al mitico Ponte Verde della Richard Ginori. La Richard Ginori era una fabbrica che possiamo indicare là, si legge ancora la scritta, era una fabbrica di ceramica, era una fabbrica molto grande, aveva parecchi stabilimenti in Italia. Dovete immaginare che prima dell'epoca della plastica tutti i contenitori essenzialmente venivano fatti in vetro o in ceramica. Quindi la Richard Ginori aveva bisogno di avere delle materie prime per costruire la ceramica, e queste materie arrivavano con delle imbarcazioni, con delle chiatte, e quindi questo ponte, come vedete, permette il passaggio delle chiatte sia per scaricare qua, sia chiatte che dovevano poi proseguire la loro corsa. Pensate anche alle bobine di carta per alimentare le rotative del Corriere della Sera. Bene, cosa succede? Perché questo ponte è particolare? È fatto da due ponti in realtà. Vedete, sopra passava la gente a piedi, gli operai che volevano andare dentro a lavorare, per esempio, o quando dovevano uscire dal lavoro, e sotto invece c'è questo piano, lì ci sono delle carrucole, vedete, che può scendere arrivando a livello della sede stradale. Questo perché? Perché su quel ponte semovibile ci sono dei binari, perché praticamente c'era una ferrovia che entrava dentro alla Richard Ginori che permetteva di caricare i manufatti una volta ultimati. Quindi arrivava giù la sabbia, diciamo, le materie prime per creare la ceramica, poi venivano costruiti i vasi, i vasetti, le tazzine, i piatti e venivano caricati sul treno che da qui partiva e si congiungeva sulla linea della Milano-Pavia, diciamo, Milano-Mortara, scusate.
La cosa interessante è che questo aveva permesso un grande sviluppo dell'azienda, tanto che molte altre aziende in quella direzione chiedono il proseguimento della ferrovia, che arriverà nel punto massimo a ricongiungersi con il Naviglio Pavese, dove c'era un'altra cartiera vicino alla conca fallata. Quindi è un percorso di un paio di chilometri che serviva parecchie importanti aziende che sorgevano da queste parti. Siamo sul Naviglio Pavese è completamente in secca, siamo nel tratto compreso tra la conchetta del Naviglio di via Darwin, che blocca l'acqua appunto, e la conca fallata. Naviglio Pavese è lungo 33 km, in questo momento sono tutti perfettamente all'asciutto e aridi, non tanto per un problema di siccità quanto per un problema di manutenzione, come abbiamo già spiegato. Il Naviglio Pavese 33 km, largo tra i 10 e gli 11 metri, e adesso andiamo a vedere la conca fallata. Questa, come vedete, è la pista ciclabile che stanno facendo all'interno del progetto Vento, cioè la pista ciclabile che unisce Venezia con Torino. Passerà di qua. E questo è un cane bellissimo. Siamo sul Ponte degli Annoni, questo ponte non è mai fotografato, ma è bellissimo, e non è mai fotografato perché in realtà tutti i fotografi vengono qua, fanno la foto in quella direzione, perché in quella direzione si vede tutta Milano, poi dopo vedrete qua dal mio punto visuale, vedrete tutta Milano, si vede la Torre Velasca, no, la Torre Velasca da qua non si vede, si vede l'altro ponte, si vede la Madonnina però, e si vedono tutte le montagne dietro. C'è una mia foto che è diventata famosissima, ho conquistato anche delle copertine su un po' di giornali, poi iper condivisa, e niente, questa è una prospettiva incredibile, e adesso vi allineerà con la Madonnina. La cosa particolare è che questo ponte in ferro è fatto dalle fonderie Lamperti. Ora voi direte, ma chi sono le fonderie Lamperti? Sono quelle che fanno le fontanelle, i draghi verdi di Milano. Sono fatti dalle fonderie Lamperti, che ha costruito questo ponte in ferro. Siamo sempre su Naviglio Pavese e questa è la conca fallata. Conca fallata fatta da Meda. Il nome fallata dovrebbe farvi capire qualcosa. Cioè, è stata molto difficile farla, sono stati spesi molti soldi e non ha mai funzionato benissimo, diciamo. Insomma, Meda credo sia anche finito in galera. Allora si finiva in galera. E adesso vi porto a vedere da qua le enormi dimensioni di queste porte, con cui questa è la vasca da cui passa l'acqua, da cui passavano le imbarcazioni. Quindi qui alla mia sinistra c'è un'enorme vasca, la porta a valle ha delle dimensioni che potete vedere davvero gigantesche, saranno 5 metri per 10, penso, delle paratie enormi.
e la vasca, il cui fondale è ancora fatto con i mattoni di terracotta, conteneva delle chiatte che potevano avere dimensioni davvero importanti, credo 25 metri per 4-5 metri di larghezza comodamente. Sull'altro lato, a differenza della conchetta di Naviglio, l'acqua passa a destra, cioè quando la chiusa non è operativa, l'acqua viene passata da quella parte bassa. Quando invece c'è bisogno di allagare o svuotare questa paratia, lì vedete anche delle bocche che mettono in unione il posto alla destra, per poter sfruttare l'acqua che passa a destra, appunto per riempire questa enorme vasca, come se fosse un ascensore idraulico. Come abbiamo già avuto modo di spiegare, a partire dal 1100 in Lombardia ci fu quella sorta di rivoluzione che ho chiamato la rivoluzione delle acque, grazie all'opera incessante dei monaci umiliati, cioè pensate, si chiamavano umiliati, e allo sviluppo delle infrastrutture dei Navigli. Una rivoluzione così potente da far diventare l'arretrato territorio lombardo in quell'Eden agricolo che ancora adesso tutti conosciamo. Basti pensare che nella sola Lombardia ci sono 42.000 km di rete irrigua artificiale, considerando che l'equatore è poco superiore ai 40.000 km, capite quanto sia preponderante 42.000 km di rete di reticolo irriguo. Da questa rivoluzione delle acque partì quel processo di crescita economica nelle varie signorie del nord, che ancora adesso si riflette sul fatto che il 40% del PIL italiano è prodotto all'interno del bacino idrico del Po.